Carissimi, vorrei parlarvi in modo divulgativo, da tecnico ovviamente, del che cos'è la dislessia. La dislessia è uno dei quattro disturbi specifici dell'apprendimento. La dislessia concerne una lettura molto lenta e ricca di errori, o una o l'altra, o tutte e due queste variabili. La particolarità della dislessia, come di tutti i disturbi dell'apprendimento, è quella che noi abbiamo dei soggetti che hanno un'intelligenza che varia dalla norma in su. Dunque, solo se sei intelligente puoi essere dislessico. Ma da cosa deriva la dislessia? Fondamentalmente abbiamo una mancata automatizzazione funzionale delle abilità di lettura decifrativa, come testi o parole. Facciamo un esempio reale. Voi avete di fronte un bambino che pur essendo sveglio, intelligente, ci vede bene, ci sente bene, però ha difficoltà specifiche nel momento in cui deve andarmi a leggere un brano. Lo legge molto lentamente, commette molti errori e questo non si va a spiegare sulla base della sua intelligenza, perché è intelligente sulla base del suo apprendimento, perché ha le stesse abilità, le stesse possibilità degli altri suoi compagni. Nonostante ciò, legge male e commette errori. A che età si può fare la diagnosi? Beh, dalla fine della seconda classe della scuola primaria e si effettuano delle prove di lettura di brano, prove di lettura di parole, prove di lettura di non parole. Questi sono i test e le prove principali che abbiamo. Che cosa si può fare quando abbiamo di fronte una diagnosi chiara e conclamata di dislessia? Sicuramente dobbiamo adottare un diverso metodo di studio, che al posto della lettura diretta può essere veicolata attraverso le immagini o la lettura del brano da parte dell'insegnante, dei compagni o della sintesi vocale, con l'utilizzo dei video. Una parte fondamentale è quella di attivare degli esercizi specifici di potenziamento per spostare lo status quo del soggetto dal livello attuale a un livello più alto di velocità di lettura, in quanto il soggetto maggiormente e velocemente riesce a leggere e meno fatica prova, insomma. Più è piccolo il ragazzino e più efficace hanno questo tipo di esercizi di potenziamento che vengono indicati e rilasciati da clinici esperti nell'ambito dei disturbi dell'apprendimento, che sono le classiche attività di potenziamento, insomma. Bene, sperando che queste informazioni siano state utili, vi invito alla condivisione del video, a lasciare un commento e alla prossima. Ciao!